Gavino. Non dar seguito alle calunnie, che pian piano imbevono la mente, né alle accuse che sorprendono come ferite. Bla bla bla, diceva Confucio. Chi sei? Chiese Blanca. Non ti vedo. Ci fu un attimo di silenzio. Poi scorse poco più là un insetto abbastanza grande, agitare un bastone con appuntati fili d'erba secca. Aspetta che ti raggiungo, dammi il tempo di venire lì da te. L'animale fece alcuni balzi e, men che non si dica, raggiunse Blanca. Ciao piantina, odio i convenevoli, io sono Gavino, il grillo di questo campo. Ciao, rispose la pianta con la voce ancora rotta dai singhiozzi. Io sono Blanca. Il grillo si grattò il naso. Vedo che non hai aspettato molto a definire la tua identità. Ti sei già scelta un nome, brava. Carattere, assertivo direi. Blanca osservava quella nuova strana creatura che sembrava sapere il fatto suo. Provava per qualche arcano motivo una sorta di attrazione e simultaneamente timore nei suoi confronti. Il grillo continuò il suo colloquio. Tu devi imparare a proteggerti dai prepotenti. Quel campanile ha vissuto totalmente tanto nella solitudine che ha sviluppato una sorta di delirio da onnipotenza. Tipico di chi si crede Dio. L'alternativa è la depressione più totale. Hai bisogno di farsi amici che gli dimostrino che esiste altro. Finora nessuno ci è riuscito, ma con un po' d'allenamento forse sarai proprio tu a dimostrarglielo. Io? E perché mai dovrei fare quest'opera di persuasione? Perché non lo fai tu, che mi sembri più preparato di me? Ma perché tu hai un futuro glorioso rispetto a noi piccole creature. Tu, con la tua esistenza, potrai dimostrargli la relatività dei punti di vista, la capacità di ognuno di noi di costruire la propria realtà. Potrai svelargli che l'accettazione degli altri passa necessariamente tramite l'accettazione di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse. E che... Ehi, Gavino! Ehi, Gavino! Come caspita parli tu? Lo interruppe Blanca, frastornata da tante parole. Parli troppo difficile per essere una creatura dei campi. Oppure io non ti capisco e ammetto la mia ignoranza. Beh, scusa, disse Gavino. Amo fare certi tipi di letture che mi hanno sicuramente influenzato nel mio modus pensandi. E amo parlare con le creature del mondo. Deformazione professionale, direi. Anche io, aggiunse Blanca. Amo confrontarmi con gli altri esseri della Terra, ma forse dovresti cercare di dirmi le tue argomentazioni in modo comprensibile. Se no, che diavolo di dialogo è? Gavino si stropicciò di nuovo il naso. Sembra molto pensieroso. Cominciò a giocherellare con il bastone che teneva in mano. Guardò la piantina, abbassò lo sguardo e poi lo alzò di nuovo. Hai ragione, concluse. Vedo che tu ed io abbiamo due caratterini non troppo semplici. Comunque, volevo darti merito per la risposta che prima hai reso al campanile. Mi sembri in gamba. Col tempo impareremo a conoscerci, sono sicuro. Me lo auguro, rispose la piantina. Mi affascina quel che dici e vorrei capirne di più. Quando vorrai, io ci sono. Non mi muovo, per forza, inchiodata qui. Gavino sorrise e salutò Blanca. Non mancherò l'appuntamento, vedrai. Cominciò a saltare tra i cespugli d'erba e sparì nel campo. Brava Blanca, commentò Mia, che stava rientrando con tutta la sua prole nella tana. Abbiamo assistito a tutto, giornata movimentata oggi. Che dici? Mi sa che tu sei il fatto tuo. Ti abbiamo apprezzato molto tutti noi. Grazie di aver preso le nostre difese. Blanca sorrise a queste affermazioni. In realtà non pensava di aver difeso nessuno, se non aver detto ciò che realmente pensava.